tolsero le ruzzighe, si imbortarono i bighi, insino sopra il ginocchio, e corsero fuori. Gli altri li osservarono, non si vedeva niente, e dopo un minuto scomparirono nel buio, sciacquando nella melma. Tommaso s'andò a sbragare su una delle sediolette rimaste vuote, ammassate in fondo allo stanzone, e ci si squacquaracquò, con le mani sulla pancia, con l'aria pacifica, come se preparasse ad aspettare tranquillo che venisse quello che doveva venire e a buon bisogno a passare la nottata lì. Cacciò una paia e si mise a spippettare, placido. In quel momento, ecco, come delle luci che ballavano e facevano cecco, de fuori sotto le cascate di pioggia, s'avvicinavano. Erano degli uomini con delle cieche e dei trenci di gomma arrovigliati in testa, sulle spalle. Aprirono e cominciarono a parlare forte. Tommaso dopo un po' pure lui si accostò a sentire. Ma quelli, strillate 4 parole, s'erano messi subito ad andare giù per la borgata. Si vedevano le luci bianche che schizzavano qua e là sui pezzi d'acqua marrone. Chi era? Chi era? Chiese allora Tommaso a Lello. Quelli del partito là, sciance collello. E che hanno detto? Che giù, alla piccola Shanghai, se stanno a morire affogati, fece Lello. Ma che morire affogati? E che ne so? C'è sta l'inondazione, fece il sciacallo. Del fiume che? Fece Tommaso. Ah no, de sto cazzo, a stronzo, urlò Tommaso, che si ricordava che una volta, quando abitava là, spesso e volentieri, come pioveva, l'acqua scendeva giù dai montarozzi intorno al villaggio. La scarpata del fiume era una quindicina di metri alta, ma era impossibile che il fiume avesse dato fuori. «Oh, e che fa, Mau?» gridò il Zugapo. Tommaso era concentrato, con la faccia in cancrena, che pareva indrogato. Taceva. «Che volevano?» chiese poi al Zugappio. «Che ci andassimo pure noi a aiutare?» «E domani, a Pasqua!» fece lo sciacallo. «A stronzi!» fece Tommaso, parlando a schifio, guardandolo in faccia. Perché noi non si potevamo adoperare? E che ci avete paura? Ah, io quando che voglio te farmi il bagno me ne vado a Ostia. E più pure il sandalino, disse lo sciacallo. Tommaso non lo filò nemmeno e disse: insomma, state a far proprio i tedeschi qua. Amparmo dal culo vostro, state tranquilli, eh? Lo sciacallo lo guardò. Amvedio, fece incuriosito. E che è Tommaso quello? E al Buddha: o riconosci più Tommaso te? E come non lo riconosci? Fece pastoso al Buddha. È San Tommaso, è il santo da alluvionati. Ma Tommaso era impuntato, caldo, caldo. Allora non ve ne frega niente di quei pori disgraziati, sparò. Voi non siete uomini di sto mondo. O sciacallo cominciò a prendere un po' d'aceto. Ah, oh, si te la senti calla, fece. E vacci, e parte. Chi tareggia? Ce vado sì a stronzo, disse sempre più schifato Tommaso. E che aspetti? Mettete in slip, fece il Buddha, senza più manco guardarlo. Tommaso, preso al punto debole, con uno scatto da matto, scostò quelli che stavano davanti alla porta. Levatevi, disse. Ma c'aveva il bluso nuovo. Si fermò. Che tentenni? Fece Nazareno. Affanculo, disse secco Tommaso. Si rivolse al barista. A barman, fece Malandro. Che ci avresti per caso un sacco? Una busta da coprirmi la testa? Senza di niente il barista si chinò, smucinò sotto il banco e cacciò un sacco già tutto mollo. Tommaso lo prese, se levò la giacca, la diede da tenere al banchista e così le scarpe e i pedali. Si intorcinò i garzoni, si mise il sacco in testa e sulle spalle e uscì de fuori, scavalcando il vecchio ubriaco che stava ancora lungo per terra, ragionando e arrotando i denti per la rabbia, come un cane. Dai a domani, che domani la buschi una medaglia! Gli fece il Buddha alle spalle mentre usciva sotto tutta quell'acqua. Era peggio che essere ciecati. L'acqua schizzava sull'occhio, scocciolava giù per la faccia. Era come dentro una chiavica. Fatti 2 passi, Tommaso era già zuppo fino all'ossa. Dove vado? Ma che sto a fare? Si diceva fra sé, ingrippato, mezzo scemo sotto quel diluvio. Fatti altri 2 passi, l'acqua gli arrivava agli stinchi, dopo altri 2 ai porpacci, dopo 4 al ginocchio. Ma il buio cominciava a farci l'occhio, prese a destra per la via di Monte di Pietralata. Distinse lì davanti, confusa, la sagoma dell'autobus. chiuso sentivano delle voci e a parte a finestra nelle case allagate si vedeva la luce della candela. Poi sentì un urlo di sirena, urlava, urlava e pareva sempre ferma ansino. Dopo un po' ecco gli abbaianti che illuminavano tutta la strada, tutta la borgata diventata una laguna sotto i torrenti di pioggia. Era l'auto dei pompieri che veniva avanti per la via di Pietralata a passo d'uomo con la sirena che urlava la disperata, ma non ce la sfangava più e al punto dell'autobus si fermò. Era forse diretto pure lui verso la piccola Shanghai. I fari abbaglianti rimasero alzati e illuminavano a giorno tutto un pezzo di strade e di casette. Proprio sotto il fascio di luce, poco più avanti, si intese uno scoppio, un crollo. Era un chiusino che era saltato, sfrangendo un pezzo di marciapiede. Tommaso si tirò accanto all'auto dei pompieri. Questi discutevano, trovavano da dire sotto quella furia che copriva tutto. Non sapevano neppure loro che fare. Forse neppure sapevano dove stavano quei tuburi sul fiume. Certo, con la macchina era una cosa impossibile arrivarci. Toccava andarci a fette. «Namo!» gridò allora Tommaso, sgamando l'antifona. «Ve ci accompagno io la so la strada!» «Che è lontano?» gli chiese un capoccia, un morone con una corda intorcigliata addosso. «1 chilometro nemmeno!» gridò Tommaso, mezzo affogato. Presero quel che gli serviva e puntarono le cieche. Camminarono un pezzo con l'acqua ai ginocchi, passarono il tratto illuminato dagli abbaglianti e si spinsero in mezzo a quell'ira di Dio.